Vi ricordate la canzone di Gilberto Mazzi del 1939, Se potessi avere 1.000 lire al Se mese? potessi avere 1.000 lire al mese. Oddio, non c'eravate a quei tempi, non c'ero neanche io, ma quella canzone è entrata nella storia. Vi ricordo con 1.000 lire al mese cosa si poteva fare secondo Mazzi di quei tempi. Innanzitutto trovare la felicità. Secondo Mazzi, se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. E poi con 1.000 lire al mese, secondo la canzonetta, si poteva comprare una casettina in periferia e perché no, visto che non dispiace mai, anche una mogliettina giovane e carina. Quanto sessismo, eh? Di questi tempi, se dicevi una cosa del genere, il Kodakons ti boicottava Sanremo. E poi, se potessi avere 1.000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ma allora a uno gli viene anche la curiosità di scoprire, ma rapportata ad oggi, quanto erano nel 1939 queste benedette 1.000 lire al mese? Ve lo dico io, la risposta è 871 euro. Negli anni 50, con uno stipendio di un operaio pari a circa 30.000 lire all'anno, cosa ci saremmo comprati oggi? Beni e servizi per un valore di 562 euro. Ma voi ve lo immaginate uno oggi che con poco più di 800 euro al mese compra una casa, la moglie è giovane e bella a cui comprare tutti i gioielli che vuole? Ma dico! Allora, due sono le cose. O Mazzi stava davvero su un altro pianeta, oppure qualcosa è cambiato nel tempo, e questo qualcosa è il potere di acquisto della moneta, cioè lo stile di vita non è una macchina perfetta che tu adegui il tempo al costo dell'inflazione e hai un rapporto perfetto. No, sono cambiate nel frattempo tante cose. Qualche esempio? Innanzitutto un tempo non esistevano tante tasse e soprattutto lo Stato non ti tassava se compravi una casa o una macchina. E poi non c'erano tante spese periodiche come il telefono, il gas, internet, la benzina, l'assicurazione auto e via dicendo. Le case si riscaldavano con il caminetto e la legna si trovava nei boschi e non c'erano neanche i frigoriferi che consumavano, le lavatrici, le lavastoviglie. Tutto andava avanti con il lavoro delle persone. Guardate questo, olio di gomito. Ecco perché oggi con 500 euro al mese non ci fai quasi nulla. Ed ecco anche perché con 500 euro al mese lo Stato quantomeno cerca di darti una mano ad andare avanti. Sono previsti diversi sussidi a favore di chi ha un reddito non elevato ed ha una famiglia a carico, nonché a favore di chi ha un reddito quasi nullo anche senza familiari a carico. Bene, dedico questo video proprio a chi guadagna meno di 500 euro al mese e si chiede a cosa ho diritto? Ne volete sapere di più? Li volete conoscere tutti questi benedetti bonus, sussidi, benefici, prestazioni gratuite? Prima di andare avanti, però, voglio dirvi che questo video e tutte le importanti informazioni che a breve vi darò vi sono offerte da Gimme 5. Cos'è Gimme 5? Ora ve lo spiego. Gimme 5 è la prima app con cui potete iniziare a risparmiare e investire a partire da 5 euro. Senza nessun obbligo o vincolo, in totale libertà. È sufficiente impostare un obiettivo, come ad esempio l'acquisto della casa, il matrimonio o il viaggio dei sogni, e poi mettere da parte piccole cifre ogni volta che si vuole, fino al raggiungimento del proprio obiettivo. Attivando l'app con il codice LEGGE5 o seguendo il link che trovate in descrizione, avrete diritto a un welcome bonus di 5 euro. Fatemi sapere nei commenti se lo provate. Bene, ora possiamo andare avanti. Mentre lancio la sigla, iscrivetevi al canale e azionate la campanella degli avvisi per restare aggiornati su tutte le novità legali del nostro paese. Siete pronti? 3, 2, 1, sigla! Questa è la legge! In primo luogo, chi ha un reddito esiguo e vive con dei familiari privi di reddito o che percepiscono guadagni molto bassi a loro volta, può beneficiare del reddito di cittadinanza. La quota base del reddito di cittadinanza per la famiglia con una sola persona è pari a 500 euro al mese da cui vanno sottratti eventuali redditi percepiti. Pertanto, se il tuo stipendio è di 500 euro al mese, non hai diritto a questo sussidio. Potresti comunque beneficiare della quota del reddito di cittadinanza spettante per l'affitto, che ammonta a un massimo di 280 euro al mese. Una quota aggiuntiva sino a 150 euro mensili spetta se hai il mutuo a carico. Se vivi poi con una persona adulta o con più persone facenti parte del tuo nucleo familiare, la quota base del reddito di cittadinanza aumenta.
Quanto ti ho detto in merito al reddito di cittadinanza vale anche per la pensione di cittadinanza, considerando però che la quota base non è più pari a 500 euro al mese, ma a 600 euro mensili. La pensione di cittadinanza spetta se la tua famiglia è composta da soli over 67 o disabili gravi o non autosufficienti. Gli assegni per il nucleo familiare vengono pagati dall'INPS ai lavoratori dipendenti, agli iscritti presso la gestione separata, ai disoccupati e ai pensionati. La funzione degli assegni per il nucleo familiare è di sostenere le famiglie formate da più persone con redditi entro una certa soglia. L'ammontare è differente a seconda del numero dei componenti e della loro particolare situazione, ad esempio se sono disabili, minori e così via. In attesa dell'assegno unico e universale che arriverà chissà quando, ma dovrebbe essere nel 2022, il governo, con un recente decreto, ha previsto un assegno temporaneo per i figli minori, cosiddetto assegno ponte, per le famiglie con figli minorenni che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare. L'assegno ponte, operativo dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, spetta alle famiglie con figli minorenni con un ISEE inferiore a 50.000 euro. Per ottenerlo bisogna avere figli a carico che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età. Ed ancora, con un reddito pari a meno di 500 euro al mese, può spettare la pensione di inabilità civile qualora l'interessato sia stato riconosciuto invalido civile in misura pari al 100%. La legge prevede diverse tutele per le famiglie con bambini piccoli e con reddito basso, come il bonus nido o il bonus mamma domani e il bonus bebè. Ci sono anche delle agevolazioni di tipo fiscale, come ad esempio le detrazioni per i figli a carico o quelle per le spese scolastiche, quelle per la palestra, quelle per le piscine, alle quali si affiancano poi benefici per gli acquisti, come la carta famiglia. Ricordatevi anche poi le famose detrazioni fiscali per le spese mediche. Ed ecco altri benefici per chi prende meno di 500 euro al mese. Ad esempio, non paghi l'avvocato se fai causa o ti devi difendere in una causa, hai infatti diritto al gratuito patrocinio, non paghi neanche le tasse per fare la causa. Poi non paghi il canone RAI. Se i soldi ti vengono dalla pensione non puoi subire il pignoramento, infatti sei sotto il cosiddetto minimo vitale. Hai l'esenzione dalle tasse universitarie, a meno che non ci sia qualcuno in famiglia che percepisce un reddito elevato. Per legge infatti gli studenti con nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a 13.000 euro sono tenuti a pagare la sola tassa per il diritto allo studio, generalmente pari a poco più di 100 euro. Ti spetta la riduzione della bolletta Telecom, in particolare ti spetta un abbonamento mensile ridotto al 50%. Poi ti spettano i bonus luce e gas, entrambi vanno richiesti tramite il CAF, il quale effettua per via telematica la domanda al distributore che, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di accesso, conferma tramite una specifica comunicazione il riconoscimento del bonus e lo sconto in bolletta per un anno. Poi ancora ti spetta l'esenzione dal ticket per le visite specialistiche, per gli esami di diagnostica e laboratorio e anche quelli per le cure termali. E poi ti spettano le detrazioni sull'affitto. Chi ha un reddito basso può detrarre dalla dichiarazione dei redditi con modello 730 o unico l'affitto dell'abitazione principale. Questa detrazione consente di scaricare dalle tasse ben 300 euro per chi ha un reddito complessivo fino a 15.493 euro e 150 euro per chi è tra i 15.493 e i 30.987 euro. Poi ti spettano tutti i contributi. Se ricevi uno stipendio di 1.000 euro mensili, anche se il tuo contratto di lavoro è part-time, otterrai comunque l'accredito di un intero anno di contributi previdenziali ai fini della pensione. Non ti tagliano poi la pensione di reversibilità. Se ricevi uno stipendio di 500 euro mensili e percepisci la pensione di reversibilità, hai diritto a ricevere la pensione per intero, senza riduzioni. Bene amici, ecco l'elenco fittissimo di aiuti che spettano a chi non guadagna più di 500 euro al mese. Vi ricordo ancora una volta che queste preziose informazioni vi sono state offerte da Gimme5. Vi ricordo che Gimme5 è la prima app con cui potete iniziare a risparmiare e investire a partire da 5 euro, senza nessun obbligo o vincolo. In totale
libertà. Attivando l'app con il codice LEGGE5 o seguendo il link che trovate nella descrizione di questo video, avrete diritto a un welcome bonus di 5 euro. Questi sono i vostri diritti! Questa è la legge! Ciao Angelo, questa è la legge! Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.